Federico Fornaro, torniamo al Parlamento italiano, cambiamo anche area politica, ma il confronto è importante che ci sia e lascerei a Federico Fornaro, qualche capogruppo alla Camera, qualche considerazione sulle opportunità e sulle sfide che vede. Già molte sono state tracciate, vorrei che delineasse quali sono le criticità, le opportunità che abbiamo di fronte anche verso l'approvazione della legge di bilancio 2022. Federico Fornaro, onorevole. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi dell'invito, un saluto a chi ci ascolta, ai colleghi e agli amici spagnoli e francesi. Ma guardate, io riprendo due riflessioni che sono state fatte. La prima, il Presidente della Repubblica, perché il tema della frattura del paese e della frattura territoriale è una delle questioni nazionali. Questo è un paese fratturato, la politica, le istituzioni devono lavorare insieme per ricucire. Noi abbiamo bisogno di uno straordinario lavoro di ricucitura. Questo è una prima diciamo, riflessione di contesto. La seconda, riprendo la metafora guerresca di Lupatelli, il problema è capire qual è il nemico. Perché se per lungo tempo il nemico è stato l'Europa, e poi il nemico è la regione, e poi il nemico è la città metropolitana, e poi il nemico è il paese vicino, se ha un colore diverso, col sindaco non mi è simpatico, scusate la battuta un po' stupida, non andiamo dalla sua parte. Cioè la mia impressione è che non dobbiamo sottovalutare il nemico enorme che abbiamo davanti, che si chiama calo demografico, spopolamento. E questo si porta dietro tutta una serie di conseguenze, cioè, parliamo del PNRR, noi dobbiamo concentrare risorse nelle infrastrutture materiali e non, perché altrimenti tutte le politiche di sviluppo rischiano di essere fondate sulla sabbia. Dobbiamo provare invece a fondarle sulla roccia. Perché possiamo fare tutte le politiche migliori di sviluppo, ma se poi alla fine, e non soltanto in alta montagna, ma nella media e direi anche nell'alta collina, abbiamo problemi drammatici di trasporti, andiamo incontro, lo segnalo, perché poi la demografia da questo punto di vista è severissima, ma è anche giusta, diciamo non ha colore politico, noi di qui a 5 anni avremo un problema drammatico per quel che riguarda le scuole, nel senso che con questi numeri noi rischiamo di chiudere scuole e quindi di diminuire la qualità la quantità del servizio erogato. Abbiamo un tema enorme della sanità territoriale, mi piacerebbe confrontarci, che ci si confronti per esempio sul tema piccoli ospedali, sul tema telemedicina, sul tema medici di base, perché anche questo è fondamentale. E poi, ultimo ma non ultimo, il tema della banda larga, su cui continuo a sentire grandi progetti. E mi rendo conto di abbassare il livello dei colleghi, ma tanto mi perdonerete. Qualche settimana fa è stato fatto un dibattito alla Camera su una mozione su questi temi e alla fine sono andato a salutare, a ringraziare una collega che aveva parlato, non sapete qual è di cosa sto parlando, dell'obiettivo per le aree bianche di 1 giga di download. Sono andato a salutarla, a ringraziarla, dicendo che mi aveva commosso, perché io che vivo in un paese di 700 abitanti, in questo momento ne ho 31 di download, non 1000, che è diciamo, l'equivalente del giga. E una trasmissione come questa, fatta da casa mia, faceva fatica perché ho un upload di 12 forse. Allora, per essere chiari, senza una banda larga adeguata, senza servizi sanitari adeguati, senza scuole adeguate, senza trasporti, noi la lotta allo spopolamento non la facciamo e la aggraviamo. Ci sono segnali, per esempio, lo dico, in territorio del Piemonte, dove per esempio, stranieri che si erano insediati, in alcuni casi stanno pensando di andare via, perché non hanno quella qualità di servizi necessari. Quindi il tema della ricucitura, della frattura, passa da questo.
E chiudo quindi, io sono d'accordo con Lupatelli quando dice attenzione all'inflazione delle iniziative, strategie che si incrociano. Lo dico perché i piccoli comuni, i sindaci dei piccoli comuni ti chiedono come fare a partecipare, come riuscire in molti casi a... Mancano le province, le comunità montane, quelle che un tempo facevano bene il loro mestiere, erano delle agenzie per lo sviluppo, le attuali unioni montane hanno molti problemi in molti casi. Quindi io credo che qui ci sia una questione vera. Dobbiamo selezionare. Le regioni devono fare programmazione, devono aiutare, bisogna concentrare le risorse. Credo che ci siano spazi per tutti, ma non per fare dappertutto tutto. Scusate il bisticcio di parole. Dobbiamo lavorare su questo, avere il coraggio di fare anche delle scelte che possono apparire impopolari in alcuni casi, ma dobbiamo avere, a mio giudizio, questa è la mia valutazione, chiaro qual è il nemico. È un nemico difficile da combattere perché è anche di lungo periodo, è inutile negarlo, sicuramente non è che è avvenuto negli ultimi anni. Per esempio, in comuni collinari noi avevamo avuto una stagione di recupero di popolazione, in un caso che questo è coinciso, il calo è di nuovo coinciso con la crisi economica e con l'abbandono in realtà di alcune comunità di stranieri che erano venuti. Penso a cosa è stato nel nostro territorio, io sono piemontese, l'arrivo dei polacchi in una certa fase, dei rumeni, il settore dell'edilizia, eccetera, eccetera, questo è stato completamente abbandonato e oggi ne sentiamo le conseguenze. Perché c'è in questo momento un disallineamento tra domanda e offerta nel settore edilizio dovuto al fatto che la domanda è nettamente superiore all'offerta. L'ho fatta troppo lunga, ovviamente ancora un grazie all'Uncio, 70 anni sono una bella età, però li portate bene e continuate, diciamo, ad insistere e a lavorare perché, diciamo, è nell'interesse nazionale, nell'interesse del paese, che la montagna viva e viva bene. Grazie ancora.